Siamo nuova a Frazione Orengo, questo è il canale Quintino Sella, invernale, l'acqua corre poco poco poco, questo credo che sia uno scivolo per far entrare eventuali barche nel caso qualche grosso albero o qualcosa andasse a intupparsi nella centrale che vedete là in fondo. Io credo che sia così, non lo affermo. Fino a non ha senso. O magari anche quando è asciutto per far entrare mezzi meccanici, per eventuali riparazioni o qualcosa di simile. Nel canale ci sono barbice, vedani e tutti i pesci, insomma, che ci sono nel cavo, nella originaria arena, che poi formano il Quintino Sella, Novara River. Quintino Sella è costellato di centrali tipo questa. Qualche mese fa facevamo strage di barbi con qualche bel carino dentro, anche barbi grosse fino a 2 kg. Per adesso, dopo mezz'ora, niente, allora decido di fare questo filmino. Lì esce il cavo cattedrale, anch'esso accessibile con buono finto salmone di almeno fino all'anno scorso, perché mi mettono 4-5 volte all'anno delle trote. Passo sotto una strada. Fuori esce di lì. Io mi sono piantato qui come l'anno scorso, ma come ho detto, però anisma, una canna con galleggiante e una canna a fondo leggering. È una zona no kill, come si evince dal cartello. Adesso andiamo a vedere al di là della recinzione. Qui intorno vedete la campagna novarese, classica, con gli avanzi, i resti delle risaie in asciutta. E qui scorre il cavo cattedrale. Acceleriamo un po' i passi, sennò non arriviamo più. Quelle sono le case di Orengo. Di là a sinistra dritto si arriva in Corso Milano, all'altezza più o meno si va verso Corso Milano, anche se non si sbuca proprio in Corso Milano.
siamo ritornati al canale. Considerate che siamo in inverno, è basso. Lì si vede la riga di dove arriva l'acqua. Quella è la riga di dove arriva l'acqua. E questo è il bacino dopo la centrale. Qui l'acqua è generalmente sempre molto bassa. Se vi è un sovrappiù di acqua, la scaricano qua invece di mandarla in centrale.